Massimo Corvo, attore, doppiatore, dialoghista e direttore del doppiaggio. Per i tanti visitatori del nostro sito vorremmo innanzitutto parlare della sua attività di attore teatrale, radiofonico, televisivo e cinematografico. Quando ha esordito e con chi? In teatro, in radio, in televisione e al cinema. Allora, radio non ne ho fatta tantissima, ho fatto qualche radiodramma e tantissimi anni fa con un amico facevamo una radio privata quando c'erano le radio libere, ma era praticamente soltanto musica e scherzi, niente di più, insomma, molto embrionale come situazione era. C'era un ripetitore che credo non arrivava oltre le 3-4 palazzine oltre, insomma. E poi per un periodo andavo a Napoli a fare dei radiodrammi e quella è stata una cosa. È una cosa che mi manca molto. C'è un fascino particolare qui, proprio nel radiodramma, in quel tipo di lavoro. Andare a Napoli, prendere il caffè alla Rai, insomma, una serie di cose che un pochino mi mancano. Una certa atmosfera sempre legata al mondo delle voci. Sì, E invece assolutamente. in teatro so che è stato allievo di un grande maestro. Sì, a mie spese, perché ero uditore e quindi praticamente non ero stato accolto nella cosa, ero stato accolto come uditore. Facevo tutto quello che dovevo fare, le lezioni, le cose, però a mie spese, perché non rientravo nel numero. Poi arrivò il maestro Zeffirelli che scelse qualcuno di noi per la Maria Stuarda e feci un piccolo ruolo, perché insomma a 21 anni feci un piccolo ruolo che era sicuramente un qualcosa di importante, perché c'erano degli attori del calibro di Valentina Cortese, Rossella Falk, Tino Bianchi, Adolfo Geri, eccetera, eccetera. Insomma. Però iniziai prima, perché a Roma, a San Lorenzo, trovai una scuola, un laboratorio teatrale che si chiamava Narrenschiff, che vuol dire Nave dei Pazzi. E iniziamo un tipo di teatro che all'epoca era tutto impostato molto sulla gestualità, sulla mimica, sull'improvvisazione. Era quel tipo di teatro che all'epoca impazzava, che lì per lì non era facilmente comprensibile, perché sai, poi a 17-18 anni non è che c'hai una mente tanto aperta, però nel tempo poi mi è servito tantissimo. E ancora ricordo con affetto i miei compagni di avventure. Al cinema invece so un grande incontro con Federico Fellini in Otto e mezzo, insomma, da piccolo. Piccolissimo, 4 anni, 3 anni e mezzo, 4 anni, era uno dei bambini che non era un ruolo, era un'apparizione, perché era uno dei bambini che entrava in una classe. Si sedeva lì nel banco e mi ricordo che facemmo una gran caciara, perché il grande maestro ci disse di urlare il più possibile, di fare più casino possibile. È una cosa che ancora mi ricordo. Invece in televisione il primo ruolo. Televisione, il primo ruolo fu una pubblicità, Vicks Vaporub, siccome adesso no, ma all'epoca ero un bambino molto gracile, molto esile, ed ero il bambino della pomata al petto, perché con tosse, raffreddore, eccetera. Io ancora mi ricordo, parliamo di qualche anno fa, quasi 50, o anzi no, 50, e mi ricordo ancora il profumo di questa donna bionda, meravigliosa, che faceva il ruolo di mia madre, che mi metteva questa pomata, e io la mattina correvo da lei, l'abbracciavo, e ancora mi ricordo questo profumo inebriante di questa donna meravigliosa, che sembrava un po' una fata, E durante la sua carriera di attore e doppiatore ha incontrato tanti colleghi della generazione precedente alla sua. Può darci un ricordo di un attore e di un'attrice del passato che l'hanno colpita maggiormente per modernità di recitazione, diciamo, ma anche per spessore umano? Sì, non solo li ho incontrati, sono stati i miei maestri, Peppino Rinaldi fra tutti è stato. Lui non era un maestro, cioè non,
era un grandissimo, era unico per imparare da lui bisognava ascoltare, seguirlo. Mi ricordo per esempio nel Colore dei Soldi, lui aveva un monologo di Paul Newman, era di una professionalità unica. Arrivava prima al turno, si prendeva il suo copione, se lo leggeva da solo e poi quando era il momento di arrivare, andare al leggio, era veramente un'orchestra intera, perché aveva dei suoni, delle intonazioni e una verità che non ha tempo, secondo me. Potrebbe tranquillamente, cioè, no. Stavo dicendo quasi una bestemmia, non è che potrebbe tranquillamente lavorare, cioè non ha un tempo, non è definito e identificabile come alcuni doppiatori di un tempo che potevano sembrare, oggi possono sembrare un po' antichi, un po' demodè, cosa che io vado a cercare tutte le notti perché vado sempre alla ricerca del film in bianco e nero e del vecchio doppiaggio. Se un film è ridoppiato io cambio canale, perché è veramente musica vera. E con lui, diciamo, dal punto di vista umano, l'attore che mi ha colpito di più è stato Ferruccio Amendola, perché negli ultimi anni della sua carriera abbiamo lavorato insieme praticamente tutti i giorni, perché abbiamo fatto una lunga serie e ho scoperto una grande umanità, una grande modestia e semplicità in tutto quello che lui faceva. E ho ereditato la pesantissima eredità di Stallone. E fra un attimo arriveremo a parlarne, ma come è entrato nel mondo del doppiaggio e che percorso ha realizzato in seno poi alle varie società? Io sono sempre stato affascinato dal doppiaggio, forse a 20 anni anche più del cinema, della televisione, di tutto il resto. Iniziai da solo, da Isa Barzizza, che aveva, non so se ancora ce l'ha, comunque aveva una società di doppiaggio e io andavo lì ad ascoltare, a seguire un po' i turni e lei ogni tanto mi diceva, beh, vediamo se sei pronto e io facevo qualche cosina, il postino, il barista, l'accattone, cioè cose da una riga, da mezza riga. E lei mi diceva, beh no, ma stai ancora un pochino qui, qua con noi, perché ancora non ti vedo pronto. Poi ebbi la grandissima fortuna di leggere su un giornale, un quotidiano, che il Gruppo Trenta organizzava una scuola, insieme, sponsorizzata, anche sovvenzionata dalla regione, e organizzava una scuola di doppiaggio. Io partii dalla Sardegna, andai d'estate a fare questo provino, e fui chiamato per questo corso, che devo dire è un corso di doppiaggio che è durato 8 mesi, vero, reale, e hanno poi assunto, cioè ci hanno fatto un contratto in esclusiva per un anno rinnovabile a me e altri 3 attori uomini e 2 attrici donne e 4 assistenti. E questo è stato, diciamo, proprio l'inizio del mio lavoro quotidiano nel doppiaggio e da lì poi non sono più uscito, cioè sono uscito dal Gruppo 30 dopo 8 anni di grandissima scuola, perché c'era un grande maestro e padre, Renato Izzo, che è secondo me il direttore di doppiaggio più grande che ci sia, insieme magari a Fede Arnaud e altri, però lui. Contemporaneamente al leggio Peppino Rinaldi che ricordavamo Ed prima. era un grande imbarazzo Peppino Rinaldi, perché a parte sì, il fatto di averlo vicino al leggio, e quindi sai, sparivano un po' tutti intorno a lui, parlo della nuova generazione, chiaramente attrici del calibro di Maria Pia Di Meo o Rita Savagnone, insomma, era un bel duetto, insomma. Però parlo di noi giovani, era veramente imbarazzante. Si sentiva una certa soggezione, Beh diciamo. sì, si sentiva perché poi loro andavano come treni e tu stavi all'inizio con la paura della chiarezza, dell'intonazione, di tante cose, insomma.
E un giorno Peppino, in una direzione che lui dirigeva molto poco, Fantasmi da legare, mi pare, era un film del genere, lui mi fece doppiare un cavallo bianco. Lui era molto ironico, era molto amico di Alberto Sordi e aveva quella comicità lì, era molto spiritoso. E alla fine di questo doppiaggio mi disse: oh, tutti i cavalli bianchi che mi tornano li doppi tu. Quindi fu una cosa per dire: prima che ti richiamerò passerà del tempo. Lei ha prestato la voce in tanti ruoli importanti, vorremmo qui approfondirne alcuni. In primis Jean Reno in Léon. Come fu scelto per doppiare Reno e ha dovuto sostenere un provino? No, è un altro maestro nella mia strada, percorso del doppiaggio è stato Tonino Accolla. Arrivò questo Leon e io iniziai a doppiarlo, non ci furono provini. Dopodiché Lei ha siamo mantenuto andati però poi avanti. questo attore negli Sì. anni, ha dovuto sostenere dei provini su questo attore poi. No, no, su Jean Reno non ci sono stati provini, anche l'ho doppiato in molti film, insomma. E quindi anche questo lo devo a lui perché ha creduto in me su quest'attore che poi mi sono ritrovato, insomma, con grande piacere. Altro attore al quale lei è legato, Lawrence Fishburne nella trilogia di Matrix. Cosa ricorda della lavorazione? Della lavorazione sembra assurdo, ma spesso quando noi facciamo un doppiaggio c'è la paura che la copia vada in giro in maniera piratesca, si dice piratese, vada in giro Dell'uscita. dell'uscita del film. E quindi praticamente noi doppiavamo con delle finestrelle, c'erano delle finestrelle, c'era il grigio con il logo della Warner Bros. E c'erano le finestrelle che uscivano, si vedeva la bocca dell'attore che si richiudeva tutto. Per cui è stato, insomma, diciamo un po', no? Originale, un po' difficile, ma anche Fishburne era un attore che quando abbiamo doppiato Matrix già l'avevo doppiato svariate volte. Il primo credo sia stato Uomini al Passo, che era un film dove loro erano dei carcerati, dei reclusi, dei militari. Quindi Pino Colizzi alla direzione sceglie di rinnovare la sua voce su questo attore e poi diciamo un sodalizio che continua. Ancora attore al quale lei è legato, lo nominavamo prima, Sylvester Stallone, di cui si è fatto carico di portare un'importante eredità vocale. Come è stato scelto? Ci sono stati dei provini poi inviati in America per questo attore. Mi prendo un attimo perché Ferruccio Amendola, come dicevo prima, negli ultimi tempi ci frequentavamo, insomma, nell'ambito lavorativo, non stava bene e propose il mio nome. Io lo chiamai, lui mi disse no, non ce la faccio a finirlo. Dico, ma com'è possibile? Non ce la faccio. Puoi farlo solo tu, ma mi disse. Però era Driven il film, vollero i provini. Questi provini sono stati mandati in America e poi non so se è stata una fatalità, una fortuna, un caso, e comunque poi scelsero la mia voce. E io non ero molto preoccupato perché era quasi come un ridoppiaggio di un film che dicevo prima. Tutti noi siamo cresciuti con la voce di Ferruccio su Stallone, e a parte qualche episodio dei proietti che l'ha doppiato nel primo Rocky, e quindi era un grande imbarazzo doverlo fare. Però sai, cioè, non è che non ho tolto l'attore a un vecchio doppiatore, lì c'era proprio una causa di forza maggiore e qualcuno lo doveva fare, insomma. Ed è stato un grande imbarazzo. Io spesso mi sentivo la voce di Ferruccio o le intonazioni o come l'avrebbe fatto lui, come l'avrebbe risolto. Perché Sylvester è anche lui un attore d'azione, non è un attore che dici caspita come ha recitato, non è Jack Lemmon, non è, insomma, per fare un esempio, ma e quindi era difficile, dico. Io ho cercato di mantenere quello che è Stallone in originale.
Cioè, tra l'altro, scusi, voglio fare un'affermazione anche un po', diciamo, provocatoria. Nell'originale Stallone ha una voce che forse si sposa più alla sua timbrica che a quella di Amendola, paradossalmente, nel Beh, senso una sì. voce più rocciosa, se vogliamo definirla, Sì. più paradossalmente con c'è stato un recupero quasi dell'originalità, dove invece Amendola aveva inventato, diciamo, un Sì, certo. però questa è un'operazione, è una forzatura secondo me, è sempre una forzatura, come lo è stata quando è morto un altro grande, grandissimo come Pino Locchi, che ha dovuto purtroppo abbandonare Sean Connery, ed è difficile ascoltarlo, anche se, ripeto, chi prende il posto del vecchio doppiatore è un grandissimo. Però la musica, è come se io adesso, tra un minuto, c'ho la voce di Alessandro Rossi o che ne so, di Massimo Rossi, di Brando, di Pannofino, insomma, ripeto, no, rimane un momento così. Ognuno ha le sue timbriche. Lei ha parlato di un attore d'azione, ma un altro attore d'azione è Vin Diesel, di cui non le chiederemo della serie di Fast and Furious, di cui abbondantemente già si è parlato, ma di un piccolo capolavoro, Pitch Black, che tra l'altro credo sia il primo ruolo in Prima quale. volta che l'ho doppiato, sì. E io rimasi impressionato dall'originale, cioè lui ha una voce veramente dell'anima, una voce potente. E quindi è stato un piacere doppiarlo la prima volta, anche perché questo film è diventato più o meno un cult, molti lo cercano, qualcuno non lo conosce, che è un film che consiglio se si ama quel genere. So che poi vi siete conosciuti all'anteprima di Fast and Ci Furious. siamo Com'è stato conosciuti. questo incontro? L'incontro è stato, lui era agitatissimo perché stava girando il mondo a un ritmo allucinante per lanciare l'ultimo Fast and Furious. Però 3 minuti l'abbiamo passati insieme, abbiamo scherzato sul fatto che tutte e due siamo di luglio e tutte e due siamo schiavi delle maree, dei cambi di luna, quindi dell'umore. E niente, abbiamo Quindi scherzato un anche pochino su diciamo una questo. similarità tra i caratteri, Mi ha forse. chiesto 2 o 3 parole da dire in italiano, infatti lui c'era il momento che girava nelle sale prima dell'inizio del film, che diceva bella ragazza, bello ragazza, 3 o 4 cosette, Quindi ha chiesto è stato nuovamente di divertente. farsi prestare la voce da lei, Sì, è quasi, insomma. stato. E infine Daniel Day-Lewis nell'ultimo dei Moicani, è vero che letteralmente ha perso la voce per le tante urla fatte nella lavorazione? Sì. Tra l'altro avevo 38 di febbre quando doppiai quel film. Mi dispiace perché è l'unica volta che l'ho doppiato quell'attore. Non c'è stato modo, ho fatto altri provini ma non l'ho mai vinti. E c'erano molte scene urlate e la voce era un pochino stanca e quindi poi sono stato, sì, una decina di giorni completamente afono. Però per quell'interpretazione lei poi vince un Nastro d'Argento con un riconoscimento che tra l'altro prima di lei era stato conferito ad illustri colleghi come appunto Giuseppe Rinaldi e Pino Locchi. Cosa ricorda di quella giornata in cui fu premiato? Sì, il nastro d'argento me lo diedero pure per La Bella e la Bestia e Le Iene. E quel giorno c'era il signor Pippo Baudo che premiava e io ebbi la malaugurata idea di dire sono felicissimo di questo premio, mi piacerebbe poter fare anche qualcosa a Impresa Diretta, lavorare come attore. E lui mi disse, allora, le auguro di rimanere a casa come doppiatore, di poter fare tante cose poi. Però c'era un qualcosa di, non lo so, forse di polemico, non ci siamo capiti, magari ho sbagliato io, ero emozionatissimo perché c'erano una serie di premiati, cioè il premio del doppiaggio sembra sempre un po' un premio povero, no? Perché il doppiaggio, sì, beh sì, però se, per me è stato un traguardo insperato, insomma. Ci sono molti colleghi, miei colleghi bravissimi che lo fanno fin da piccoli e non hanno avuto riconoscimenti e li avrebbero meritati tutti, insomma, perché molti hanno dedicato veramente tutta la vita, già da bambini, rinunciando anche all'infanzia, al gioco, proprio per questa missione, perché il doppiaggio deve essere preso come una missione, non basta una voce, non basta andare al leggio a mettere la voce, ci vuole tutta la persona.
anima compresa, se no viene fuori un po' qualcosa che ci annoia. Facciamo un salto sul lato televisivo. Lei è la voce anche di Sean Bean, tra l'altro l'ha doppiato anche al cinema, e nella serie Il Trono di Spade, dove è il Sì. personaggio di Lord Stark. Sì. Parliamo un po' della lavorazione di questo telefilm che ha avuto un grande successo qui Sì. in Italia. Mi dispiace molto che nella seconda serie non c'è, perché muore. Lui muore sempre, anche nel Signore degli Anelli. Avevano detto, guarda, è una trilogia bellissima. E è morto pure lì al primo film, no? Boromir. So che ci sono stati molti provini per questa serie. Lei è stato scelto dal direttore o ha fatto un provino anche? No, 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 in questo caso sono stato riconfermato. È sempre un piacere essere riconfermati perché non siamo più nell'epoca dei vecchi doppiatori, arrivava un attore ed era loro, invece adesso purtroppo ci sono altre strategie, altre politiche, altre leggi di mercato. E lui è stato veramente, è un grande anche lui. Lui lavora molto sul sottotono, è sempre al limite del sottovoce, quasi inascoltabile, no? Mai sopra le Non è righe, mai dice. pieno, tant'è vero che io cerco sempre di alleggerirlo, di stare sulle note, quasi soffiate, perché fatico molto a farlo. Nella sua lunga attività di doppiatore ha prestato la voce a tanti attori stranieri, lo abbiamo visto, ma le è mai capitato di doppiare attori italiani? No, no, attori italiani no, o comunque non me lo ricordo, non mi ricordo se Luc Merendat forse è francese, non è, ecco, quindi Francese, no, non lo possiamo no, includere. non, mi sfugge, forse sì, con i fratelli Frazzi, però non c'era un attore in particolare, doppiavamo una troupe cinematografica, inventavamo tante cose ed era in romanesco perché da quando è mondo le troupe cinematografiche vengono da Cinecittà, quindi sono tutti. Un doppiaggio quasi in lingua. Sì, è stato quasi sì, un inventare perché non c'era scritto niente. Abbiamo detto che lei è anche dialoghista e direttore del doppiaggio. Qual è il lavoro migliore che ritiene di aver fatto come dialoghista e direttore del doppiaggio? E da ultimo le volevamo chiedere un ultimissimo lavoro, Total Recall, Atto di Forza, tra l'altro un remake di un Remake. film precedente, se voleva anticiparci qualcosa sulla distribuzione dei ruoli e del lavoro fatto. Allora, il film che mi ha impegnato molto è stato Black Book di Verhoeven, dove in originale parlavano in aramaico, in canadese, in olandese, quasi un dialetto tedesco, insomma, difficilissimo, in inglese. Ed è stato difficilissimo, parlo di dialogo, come di lavoro di dialoghista, ed è stato difficilissimo fare un bigname di tutto quello che dicevano, perché in originale non ci sarebbe mai entrato tutto quello che loro dicevano in tre aperture di bocca. E quindi è stato molto difficile concertare un po' tutto. E poi, come sempre, ci sono degli doppiatori bravissimi, io ho avuto la possibilità, e non è facile, e non è più di tutti i giorni, poter scegliere personalmente tutti i doppiatori. E non ci sono stati provini, per cui abbiamo fatto secondo me un ottimo lavoro e il film era molto difficile. Invece per quanto riguarda Total Recall, l'abbiamo finito di doppiare una settimana fa, è chiaramente un remake del film di Schwarzenegger e devo dire che il protagonista. L'ultimo trailer era doppiato da Simone D'Andrea Sì. È e volevamo sapere se era stato riconfermato perché in due trailer erano molto diverse le stato voci. riconfermato da Simone D'Andrea perché Simone D'Andrea per la Warner aveva già fatto quest'attore. Colin Farrell l'aveva già doppiato nei film Warner, quindi hanno scelto la sua voce e abbiamo lavorato molto bene. Anche Simone è un grandissimo professionista che parte da Milano e viene a lavorare a Roma e abbiamo lavorato molto bene, affiancato da Barbara De Bortoli, da
Francesca Manicone, poi ci sono dei, c'è Mario Cordova, c'è Gianni Giuliano, insomma ci sono dei attori molto bravi, abbiamo lavorato molto bene, anche se abbiamo lavorato su una copia che non era, non era il final, non era la copia definitiva, per cui abbiamo poi dovuto fare delle integrazioni. C'è sempre molta fretta in tutto quello che si fa ora, e quando si è cresciuti in una generazione dove il tempo non era importante, come si diceva, come diceva un Mangalore nel quinto, no, un Mondo Siwan nel Quinto Elemento, il tempo non è importante, solo la vita, e invece adesso è un po' il contrario, adesso solo il tempo è importante e non la vita. C'è chi dice che il doppiaggio oggi vive, anzi non è che si dice, purtroppo si nota anche, diciamo, che il doppiaggio vive un periodo di crisi. Secondo lei quali sono le avvisaglie di questa crisi, come se ne può uscire, se c'è un rimedio? La crisi è arrivata anche nel mondo del doppiaggio? La crisi è arrivata nel mondo del doppiaggio perché siamo diventati tantissimi e purtroppo non si segue più una linea che dà valore alla parte artistica. Si segue molto di più, ahimè, la questione economica, la questione del rientro, del riscontro, del botteghino, di quello che si riesce a incassare. Quanto ha incassato quel film? Quanta gente guarda quella serie? Questo ormai purtroppo è la mentalità, ma non è un problema del doppiaggio, è un problema proprio dell'economia mondiale che ci sta piegando in due a tutti quanti, a tutte le categorie, per cui bisogna tagliare, bisogna risparmiare, bisognerebbe secondo me fare qualcosina di meno e farla meglio. Non c'è più neanche il tempo di aspettare, anche per chi inizia questo mestiere, non hanno il tempo di imparare, devi essere pronto, costare poco, non creare problemi, non pensare e dare sempre il massimo, perché questo è quello che si richiede. La nostra categoria purtroppo non ha possibilità di bluff, non ci si nasconde, e se qualcosa non va si sente, insomma, la sente anche un non esperto del settore, certo. E i critici cinematografici parlano sempre male del doppiaggio, lo hanno fatto in tempi passati quando avevamo i grandi maestri, purtroppo continuano a farlo anche oggi quando le voci si sono differenziate, i direttori sono anche, quindi c'è anche un ricambio, e però le critiche piovono sempre molto negative. Secondo lei perché il vostro settore è sempre così bersagliato? Ma io non lo so se oggi è ancora così. Io mi ricordo che anni fa, quando andavo a fare un provino come attore, mi dicono: ma fai doppiaggio? Dico sì, si sente. Quasi fosse una nota negativa. Quasi fosse una nota negativa, il fatto che ogni parola si capisce, si dà un senso a quello che si dice, c'è un inizio e una fine di una frase. I critici parlano, devono sempre parlare di qualcosa. Io ho sentito anche dei critici che hanno parlato a favore di un doppiaggio. È raro trovare un bel doppiaggio perché il tempo è sempre più ristretto, però secondo me dentro di loro anche i critici amano questo mestiere, questa piccola arte, perché ha permesso a tanta gente di capire quello che si diceva nel mondo quando abbiamo acquistato tonnellate di lavori stranieri, soprattutto americani. Quindi io un piccolo appunto lo faccio proprio al fatto di anche i critici si dovrebbero arrabbiare per far produrre di più in Italia, perché di attori bravi, emergenti, sceneggiatori, registi, giovani registi, ce ne sono tantissimi. E non si fa caso al doppiaggio, insomma, bisognerebbe fare più caso a queste cose qui, a questi tagli, a questo
a questo far passare persone magari che meritano meno di altre. Insomma, sono strategie e logiche che portano all'appiattimento di questo mestiere, di questo lavoro. E quindi il doppiaggio invece ancora si salva, e ancora va a leggio chi merita in qualche modo. C'è anche lì qualche cosa di poco chiaro, ma è più difficile mentire al microfono che alla telecamera. Sì, esatto. E volendo fare un parallelismo, visto che lei è anche attore di presa diretta, quali sono le qualità che apprezza nei registi quando è diretto come attore e quali sono le qualità che apprezza nei direttori quando è diretto come doppiatore? Ma guarda, la qualità innanzitutto è sempre la verità, la schiettezza, l'elasticità mentale, il poter lavorare insieme, poter costruire insieme, o comunque la capacità da parte di un regista di far capire quello che vuole e arrivarci con semplicità, con immediatezza, perché poi c'è la necessità di sintesi, quindi non ci sono più, ripeto, i tempi di una volta, per cui tutto succede in pochissimi secondi, in pochissimi minuti. E io mi sono sempre trovato bene quando ho trovato registi che sanno dialogare, sanno di dialogo, sanno di sentimenti, di recitazione, di improvvisazione. Quindi mi sono trovato bene ultimamente per la squadra antimafia, mi sono trovato benissimo con Beniamino Catena, che anche lui è un giovane regista, con il grande maestro Vittorio Sindoni, con cui abbiamo fatto Il Capitano, Butta la Luna, Cugino e Cugino, ne abbiamo fatte tante e con lui ci siamo sempre divertiti. Ho trovato anche un amico, perché ci siamo incontrati, insomma, anche come amici. Un'ultima domanda: recentemente è stato premiato per la sua carriera di doppiatore alla Serata Borgiana. Cosa può dirci di questa nuova manifestazione legata al mondo delle voci? È stata una serata bella, una serata vera, sincera, ritornando al discorso della verità. Era un qualcosa di, c'erano dei premi sentiti dalla giuria, dall'organizzazione. E quindi non si può che dire bene, loro sono stati molto accoglienti, molto attenti su quello che avevamo fatto. I premiati sono stati anche Marco Guadagno e Monica Ward, e il grande sapiente di doppiaggio, il professor Gerardo Di Cola. E quindi siamo stati bene, una bella serata. E c'era anche molta, come posso dire, questa cornice della Tuscia, sì, ecco, tra l'altro è un luogo bellissimo, perché nel castello dei Borgia è stata una serata magica, un qualcosa di particolare. Poi c'era anche questo festival della canzone, c'era un concorso. Abbiamo fatto parte della giuria, è stata una serata molto piacevole. Signor Corvo, noi la ringraziamo di questo suo contributo al nostro ciclo di interviste per la storia del doppiaggio e da ultimo le chiediamo di mandare un saluto a tutti i visitatori del nostro sito ilmondodeidoppiatori.it, l'enciclopedia del doppiaggio. Credete nelle favole? È la vostra ultima occasione. Se rinunciate non ne avrete altre. Pillola azzurra, fine della storia. Domani vi sveglierete in camera vostra e crederete a quello che vorrete. Pillola rossa, restate nel paese delle meraviglie e vedrete quant'è profonda la tana del bianconiglio.